Il rincaro delle bollette di luce e gas e l'aumento dei costi delle materie prime stanno mettendo a repentaglio la sopravvivenza di molte attività turistiche e imprese. È fine agosto, al termine di una stagione estiva impegnativa e ricca di lavoro per tanti albergatori, ristoratori, negozianti e titolari degli stabilimenti balneari. Gabice Mare, insieme alle sue attività, è una di quelle città che aspetta il turismo estivo per tornare a sorridere. Ma di questi tempi, come ci spiega il presidente di Visit Gabice, Francesco Ceccarelli, c'è ben poco da ridere. La situazione, diciamo che la viviamo su due fronti. Il fronte dei proprietari, dove non dovendo pagare un canone d'affitto, sicuramente possono avvalersi di un cuscinetto di sicurezza dal quale attingere per tutta questa serie di aumenti indiscriminati che stiamo subendo. Dall'altra parte, chi gestisce le strutture ricettive, che comunque si è fissato dei canoni d'affitto con le proprietà, inconsapevoli di tutto quello che sarebbe successo, si trovano in questo momento in grossa difficoltà. La variazione del PUN, che sarebbe il valore, diciamo, che il governo, diciamo, applica alle bollette, prezzo unico nazionale, aprile 2021 era 0,069 a kilowatt ora. Agosto 2022 è stimato in 0,637, quindi per 10 rispetto all'anno scorso. Questo significa che se uno l'anno scorso pagava ad aprile 2000 euro di bolletta, quest'anno la va a pagare 20.000. Per quanto possiamo essere bravi e visionari nel programmare le nostre attività, questo purtroppo è stiamo subendo delle situazioni che vanno oltre qualsiasi tipo di logica. Guarda, gli unici che non subiscono questa situazione sono coloro i quali in tempi non sospetti, anno 2021 o inizi del 2022, forse no, hanno avuto la fortuna di stringere dei contratti con le società che forniscono l'energia elettrica a tariffa fissa. Allora, quelli non hanno subito tutto quello che stanno subendo tutti gli altri. Di conseguenza aumentano le materie prime perché il costo per il trasporto aumenta, poi dopo mettiamoci anche un pochino di speculazione da parte di tutti i fornitori. Tra il caro energia e tutti gli aumenti che stiamo subendo, può essere anche che uno arriva alla fine della stagione e dice: quest'anno vado in perdita. Perché purtroppo vuoi la stagione sempre più corta, vuoi tutta una serie di circostanze, un albergo a settembre chiude, quindi si ritrova ad aver lavorato 3-4 mesi e non può più permettere, cioè non ha più margine per poter lavorare, perché comunque se non c'è più motivo per farlo, visto che non c'è più gente in giro. La richiesta è quella di non nascondersi dietro a un dito, perché adesso in questo momento tutte le forze politiche, coloro che comunque sia fanno parte del governo o no, adesso in questo momento sono in campagna elettorale, promettono, sono nella fase in cui fanno le promesse, ma purtroppo arriveranno lunghi, perché quando finirà la campagna elettorale, ci saranno le votazioni e le promesse poi bisogna mantenerle, bisogna vedere cosa è rimasto dietro, perché noi qui paghiamo le bollette oggi, non tra 6 mesi. Ah, la speranza è che ci sia un intervento immediato, è già tardi per intervenire, perché le bollette noi le paghiamo tutti i mesi e soprattutto per chi è stagionale, la stagione è alla chiusura e purtroppo non c'è più modo per ritornare indietro, per recuperare quello che è già stato perso.